Quanto amate il vostro animale domestico? Sicuramente molti di voi risponderanno tanto, perché se siete stati in grado di tenerlo come si deve, non fargli mancare mai nulla, ogni giorno è con voi nel bene e nel male. Prendiamo ad esempio i cani. Non sono intelligenti come altri animali tipo i corvi, ma la loro dolce stupidità ci rinfresca il cuore nel momento di bisogno, lasciandoci un segno indelebile nella vita. Se un cane muore, noi piangiamo, perché è stato parte della famiglia. Come tale spesso riesce a capire se abbiamo una giornata storta o meno. La storia di oggi rappresenta alla perfezione tutte le cose che ho detto. Ricordatevi sempre quindi che è nostro dovere guarire il nostro cane quando ne ha bisogno, anche se alla fine sono cose da niente. Ciao a tutti dal vostro racconta storie di quartiere in una nuova vicenda dal mondo. Come sempre, se siete seduti o sdraiati o una mezza via, quindi sedurati, partiamo. Russell Jones da Londra ha raccontato una sua particolare vicenda con il suo cane Billy. Prima di adottarlo era molto scettico perché non pensava i suoi figli sarebbero riusciti a prendersene cura. Dopo molti tentativi erano riusciti infine a persuaderlo. Andando in un negozio vicino a casa, hanno visto il cane che avrebbero chiamato Billy. Fu amore a prima vista e per questo motivo lo portarono a casa dopo pochi minuti. All'inizio ovviamente non era facile e Russell non voleva saperne nulla, visto che i figli avevano promesso di prendersene cura. La moglie era lì ad aiutarli, quindi in teoria non c'erano grandi problemi. Ma ricordiamoci che i cani non vanno sottovalutati e bisogna educarli proprio come con i figli per impedire prendano una cattiva strada. Billy strappava di tutto e di più e non riusciva a stare fermo nemmeno per un attimo, era iperattivo. Russell osservava in silenzio e nella sua mente pensava sempre a un'unica frase: l'avevo detto che non saremmo riusciti a prendercene cura. Non era per cattiveria, ma non riusciva a trovarci niente di divertente in quell'animale. Dopo circa 5 anni era cresciuto, arrivando ad ottenere una buona educazione e un buon comportamento. In quel lasso di tempo anche Russell si era un po' affezionato, perché al ritorno da lavoro era sempre lì, davanti alla porta ad accoglierlo. Questo lo fece ricredere, disse un giorno alla famiglia: va bene, avete vinto, un po' forse mi piace, ma niente di che. Avrebbe scoperto più avanti che l'ultima parte non era così vera. Un giorno, a causa di un piccolo incidente, era caduto slogandosi la caviglia. Russell quindi ha dovuto passare molto tempo in ospedale e tutti i familiari erano lì ad assisterlo, ma Billy era rimasto a casa quel giorno, quindi era molto in ansia. Alla fine però le cose sono andate bene e Russell avrebbe risolto tutto usando delle semplici stampelle per qualche mese. Dopo circa 2 mesi, però, anche Billy aveva avuto un problema alla zampa. Un sabato mattina si era svegliato con una zampa dolorante. La famiglia non capiva come mai, perché non si ricordava di un evento in particolare. Passarono 3 orette, preoccupati, cercando di comprenderne la causa, ma niente da fare. Per questo motivo decisero di andare dal veterinario. Russell però era l'unico che poteva accompagnarlo. I figli dovevano andare a scuola e la moglie a lavoro. Quest'ultima disse che avrebbe preso un permesso se necessario, ma Russell glielo impedì, perché non voleva venisse ripresa a lavoro. Alla fine quindi Billy e Russell andarono a piedi dal veterinario, che era a pochi isolati. Arrivati sul posto, quest'ultimo rimase sorpreso. Non vide nulla di strano i primi minuti di controllo, quindi era deciso a fare un paio di lastre e altri controlli un po' più costosi. Il totale sarebbe stato di 400 euro. Ma a Russell non importava, voleva solo vedere il cane guarito. Dopotutto gli voleva più bene del previsto. Dopo quasi un'ora però niente da fare, non sembravano esserci problemi seri, anzi nemmeno problemi di minore entità. Cosa poteva essere? Ad un certo punto Russell andò in bagno. «Torno subito», disse a Billy. Ma dopo essersi chiuso la porta dietro, Billy si alzò di corsa, cercando di inseguirlo. E lì il veterinario capì tutto. Arrivati entrambi a casa dopo la lunga camminata, Russell spiegò cos'era successo. Billy zoppicava semplicemente per imitare l'uomo. Era preoccupato e in segno di solidarietà lo stava imitando, ma non prendendo in giro, un gesto che ha lasciato l'uomo senza parole dopo la scoperta. Per questo motivo da allora ha cominciato a essere più sincero e volere ancora più bene a Billy, senza negarlo. Nonostante i soldi spesi, ha detto che non riuscirebbe più a fare a meno di lui, perché è parte della famiglia, e trovare una solidarietà simile da un cane gli ha fatto capire che anche Billy ama la sua famiglia.